episodio di oggi dobbiamo fare un draft su... Questo non è FIFA, fate finta di non aver visto. Su ogni FIFA, da FIFA 17 fino al 22, dove dobbiamo andare a prendere però Cristiano Ronaldo e basta. Con un tentativo di draft, se ci droppa CR7, essendo rarissimo come Messi e via dicendo. Però oggi è speciale Cristiano Ronaldo. Incrociamo le dita, andiamo a scoprire e vedere i vecchi FIFA come sono, sempre per avere un bellissimo ricordo e guardare il passato con i bei ricordi che abbiamo lasciato. Però soprattutto andiamo a vedere le carte di CR7, che ce ne sono un migliaio. Signori, challenge divertentissima, esotica, un po' strana, per rivivere il passato e il presente e darci anche un po' di sfide, un po' di pepe. Nei commenti voglio sapere da voi qual è il vostro FIFA preferito e qual è la vostra carta che vi è rimasta nel cuore in tutti i FIFA che avete giocato, quella che non potrete mai dimenticare. Ce ne sarà sicuramente una. Fatemela sapere qua sotto. Un bel mi piace per sostenere tutti questi video, quindi spaccatelo di mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque, passate ai miei social e buttiamoci nel video. Eccoci nel draft del nostro amato FIFA 17, le lacrimone, i bellissimi ricordi. Quando ero uno youtuber alle prime... Le prime armi, visto che faccio da una vita, ormai sono un vecchietto, oramai sti giovani youtubers, maledetti voi, ormai io sono da andare in pensione, sono un vecchietto. 4-3 era il modulo perfetto, ragazzi, molti di voi che hanno giocato... Ragazzi, ma che ne sapete, dracci sti giocatori. Eccolo qui, partiamo. Madonna, però mi ha dato la versione oro. Però dobbiamo accontentarci, questa era la challenge proprio nei capitani. FIFA 17 era Cristiano, la carta più forte di FIFA. Oro era lui 94, Messi 93. Quindi che carta di CR7, davvero fantasmagorica. Sempre clamoroso su FIFA. Prendiamo lui, finiamoci questo draft però. FIFA 17 è il nostro FIFA. Li prendiamo a caso perché tanto dobbiamo già andare sul 18. Leo Messi, Arjen Robben, Candreva dell'Inter. Robben bello. Prendiamo Messi IF 95. Caruccio. Questi, vabbè, questi erano gli anni top di Messi e Ronaldo, che tipo hanno 10-15 versioni a FIFA. Tipo 10 IF, 12 TOTS. Abbiamo James Rodriguez, bello. Oh, i TOTS, bello. Ziyech, quanto cavolo era giovane. Thomas, la carta dell'Irlanda. Qua andiamo molto veloci, ragazzi, ve lo dico, Kanté, Turan, chissà che fine ha fatto. Turan più forte di Kanté, fammi capire. Veramente bello. Dalbert, nah, Dalbert solamente per i tifosi interisti, un grande ricordo per loro. Qui abbiamo Re, Neuer Toti, bellissimo. Metti Neuer Toti, fantastico. Poi qua, mica Serna quanto mi piaceva, mamma mia. Prendiamo questo TD. Pensa che abbiamo finito. Questo è un draft mistico. Il dio di FIFA Ultimate Team. Il pene più lungo del mondo. Victor Ibarbo. Inchiniamoci a lui. Solo i veterani, le leggende, solamente chi ha giocato questo gioco dal 14 al 13 in su può ricordarsi il dio di FIFA. Messi, Ronaldo. Non sono manco i lacci di Ibarbo. Dumbia, Gervinho, Ibarbo. Si vola. Purtroppo non ci ha droppato una carta speciale, però l'abbiamo trovato. E soprattutto abbiamo trovato una carta, secondo me, molto bella, perché oro. E questo ci fa capire che lui era il più forte di questo FIFA. Vediamo il 18. FIFA 18. Questo è un altro FIFA, ragazzi, incredibile. Quanti bei ricordi. Prendiamo sempre un modulo con gli esterni, è molto importante. Vai con questo 3-4, così abbiamo più esterni, abbiamo più possibilità di prendere CR. Ah, questa volta non c'è Cristiano, ma c'è un bellissimo Luis IF 96, c'è anche un Messi Hero. Prendiamo Luis per partire a TS. Dice, speriamo che sia lui. Wow, Hazard 97, Neymar 98, carte spaziali. Andiamo sull'ATS, l'ATD, scusate. C'è Kylian del PSG, minchia, Momo. Madonna di Dio, che squadrone stiamo a fare. ED, Eriksen 92. Ah, sono sul DC per sbaglio, vabbè. Oh, Gbon la madonna, vai, dobbiamo pregare la panchina. Prendi Rakitic, belle carte che c'erano. Madonna, ma quanti erano forti qua, oh. Erano fortissimi, Pia De Bruyne. Bello Ramos Toti, bellissimo. Che ricordi. Qua prendiamo Roberto. E qua si inizia a fare sul serio, Ti prego, Cristiano. Cristiano, se non esce qua non ci esce più. Ah, prendiamo Asensio. Dai, Real Madrid, Real Madrid. Dai, lo sai, Real Madrid. Pia de Lofeo, Halloween. Cristiano, ti prego. Rieccolo. CR7, bellissima versione. Una delle più rare
soprattutto una delle più rare e più fighe degli ultimi FIFA. Questo su FIFA 18 era la sua carta Foot Birthday 95. Questo è il draft che abbiamo fatto, tante belle carte, da dire, tante tante belle carte. Veramente fortissime, bellissimo sto Ramos, quanti ricordi. Incredibile, strepitoso, anche questo Ronaldo è stato preso. Lanciamoci su FIFA 19. 2000 years later. Eccoci su FIFA 19 con i moduli. Andiamo a prendere tutti i moduli con un solo attaccante. Qua classico 4-3-3 che prima ci ha portato bene. Capitani, niente niente da fare. Qua Ronaldo, regà, me lo ricordo, era impossibile da trovare. Impossibile. Vediamo se ci daranno una gra... Impossibile per noi, nulla è impossibile. Andiamo, Ronaldo want to watch. Vi apro una parentesi per dirvi il mio più grande flop nella storia di FIFA. Il mio, ovviamente, il giocatore che su FIFA 19 era più forte, ovviamente, come quasi tutti i FIFA, è Ronaldo. Quel Ronaldo, come vedete, il want to watch è 98, perché è andata la Juve, want to watch 98, cioè la carta più forte mai arrivata a want to watch. Io l'avevo comprato tipo 2 milioni, l'avevo comprato una roba del genere, che era 93-94. Vendo la carta, nemmeno 2 ore dopo aver venduto la carta, esce una carta nuova di Ronaldo che lo porta da 94, 93 a 98, da 2 milioni a 5 milioni. E io, ragazzi, sono rimasto lì, ho detto: cosa ho combinato, cosa ho fatto. Eccolo qui, CR7, anche su FIFA 19, quindi era anche l'ultimo tentativo, quindi c'è anche lì. Andiamo. Oh, Luis Vigo, lo linkiamo, cavolo, potevo prendere Messi, vabbè, se tipo ci riesce. Vabbè, facciamo veloce. FIFA 19 già inizia a droppare molto molto meno. Abbiamo il buggatone Sissoko, quante ne sapeva Sissoko. Alan, fortissimo anche lui. Che stagione anche quella del Napoli, fortissima là. Comunque l'importante era prendere Cristiano, e Cristiano c'è. C'è anche Sanchez che ha fatto una grande... Mi sembra che lei è il Tottenham, è stato Tottenham-Liverpool. Davvero incredibile. Anche qui Cristiano c'è. Siamo arrivati, questa è la versione, ragazzi. Quindi stiamo prendendo belle versioni e stiamo vedendo... Tutte le versioni sono versioni molto carine. Abbiamo visto la Foot Birthday, l'oro, questa del One to Watch, quindi il trasferimento alla Juventus, più che meritato. Neymar Totti, madonna santa, Neymar Totti che quanto era forte. Era incredibile. Penso sia l'unica versione che Neymar ha preso Totti. Bello Ryan Giggs, pia Zanetti però. Così termina anche questo draft. Adesso tocca a FIFA 20. Lanciamoci. Eccoci su FIFA 20. Manca sempre di meno al traguardo. Però mica, ragazzi, avete visto quanti FIFA abbiamo giocato? Mamma ma io lo uso come metodo per far vedere quanti anni sono passati. Mamma ragazzi, sono passati troppi, troppi anni. Kramar, bello Gullit, Kramaric, questo qui era Summer Hit. Ovviamente prendiamo Müller perché l'ATT ci serve lui. Ci serve CR7, che qui rimaneva ATT. Non è uscito, belli Tots, non è uscito però, peccato. Prendiamo Yuminson, ci facciamo... Ronaldo, c'era Ronaldo, no! Non credevo che esisteva di quella versione, la 94 IF della Juve. Dio, Dio, che cosa ho combinato! Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci voglio credere. Cosa ho combinato? Oh, qua ci esce nella panchina, sono stato un idiota. Non ci credo, mamma mia. Non l'ho proprio, ragazzi, quella carta non l'ho proprio notata. Bello Suarez, su. Non ho proprio notato perché ho visto tutta... Però le tre sono bruttissime le carte IF. Ti prego, dimmi che sbuca lui, no. Ti prego, dimmi che sbuca, ti prego. Dimmi che sbuca, mamma ragazzi, era lì, ho sprecato un FIFA, ho sprecato un FIFA. Guarda lì come l'ho buttato, per non stare lì in attesa, mannaggia. Neymar 92, bello. Niente, su FIFA 19 purtroppo, dobbiamo rimanere con l'amaro in bocca. Era sbucato, non siamo riusciti a prenderlo, quindi abbiamo fatto una via di mezzo, diciamo mezzo punto, perché... C'era Ronaldo nel draft, l'abbiamo visto, l'abbiamo ammirato. Non ATT Juventus, anzi, non Juventus, Piemonte Calcio, perché lì era il Piemonte Calcio AS IF.
non siamo riusciti a prenderlo. Ci dobbiamo accontentare di guardarlo nella mia rosa quando l'ho trovato non scambiabile. Piemonte Calcio, ATT, Team of the Season con il codino. E rimaniamo un po' con la mare in bocca perché non è che non l'abbiamo trovato, l'ho scartato per sbaglio. Eccoci su FIFA 21, andiamo con il nostro 4-2-2-2, andiamo col 4-2-2, tanto Ronaldo ormai è sempre ATT, capitani. E mamma mia, mamma che brutti capitani. Ah, abbiamo sprecato, sono stato scemo, vedi abbiamo buttato... Non sono stato scemo, perché abbiamo preso lui, sì! Subito, bello, ATT ci leva un peso enorme. C'era poi di mille versioni, perché questo di Griezmann era la versione Summer Hit. C'era Ronaldo, c'era Totti, Tots, If, Speciali, Motm, Champions League. Come detto, Summer Hit e Festival of Football per l'Europeo. Ah, Cristiano Totti, come ogni anno, Team of the Year. Ronaldo Totti, incredibile, bellissimo, fantasmagorico, davvero... Piemonte Calcio è bellissimo comunque. L'anno prossimo ritornerà la Juventus, non sarà più Piemonte. Oh, bello, pure Pelé. Che draftino, vai, facciamo veloce il draftino. Facciamo sto switchino. Ah, cavolo, non è Green Link, sono scemo io, scusa dell'abitudine. Vengo in Indindi, mamma mia, Indindi, quanti ricordi. Vengo Chilwell, già del Chelsea, ok, sarà stato quell'anno. Eder Militao, mamma mia, qua ancora non so sarà. Donnarumma del Milan, azz. Miglia Paredes 96. Queste carte qua erano di fine anno, state incredibili. Papu Gomez dell'Atalanta, mamma mia che ricordi raga. Ma vabbè, Foden, mica Sterling e Foden. Madonna, Sterling e Foden entrambi. Ma ops, Foden non ha vinto la finale. Che dobbiamo farci? Anche FIFA 21 è andato, anche qui l'abbiamo trovato. Un bellissimo Totti, nuovamente 98. E allora vediamo se riusciamo a trovarlo sul 22. Speriamo di trovarlo, però vediamo se riusciamo a trovare quella 99. Qui non ci siamo riusciti, anche negli scorsi. Lui le aveva le versioni 99, però già tanto che l'abbiamo trovato. Andiamo sull'ultimo capitolo, il 22. Ultimo draft, ultimo capitolo. Siamo su FIFA 22 che ormai conosciamo alla perfezione. 4 dei 3, capitani, leviamoci questo peso. Niente, è uscito Messi ma non è uscito lui. Se c'è il mutaforma, il 99, facci vedere sta carta. E niente. Yuhu, di Natale, oh regà. Niente, su sto FIFA ragazzi, sto FIFA lo conosciamo bene perché ci portiamo i rated. Ronaldo non lo vediamo, regà, mai. Ronaldo non lo droppa mai su sto FIFA, di tentativi ne possiamo anche fare. Messi, beh, bellissimo, però qua nel caso dobbiamo pigliare solamente Ronaldo, ti prego. Niente, mi sa che chiudiamo questo FIFA. Mi sa che FIFA 22 lo chiudiamo con la mare in bocca. Un po' come il gioco in sé. Veramente la mare in bocca perché guardate qua che drop rate. Che peccato. Ultimo Beyeder, niente da fare. Niente da fare ragazzi. Goretzka, molto belli. Caciotti, niente da fare. Questo FIFA non ci droppa CR7. Ne ho provati anche di più di tentative, ad essere sinceri, per farvelo vedere. Però FIFA 22, penso che i draft di FIFA 22 siano la più grande merda vivente. FIFA 23 deve avere veramente un po' di cambiamenti per il draft, perché attualmente fa davvero, davvero ridere il drop rate, essendo a luglio. Non ci hanno voluto droppare Ronaldo, io ve lo mostro come per il 19 nella mia versione. Tots trovato, rosso. Purtroppo la mutaforma non la possiedo, quella bellissima 99. Ci gustiamo questa grande versione Tots piccata, la mia botta di fortuna, quindi grande Cristiano. Purtroppo il 22, diciamo che levando il fail che ho fatto nel FIFA che non lo sono riuscito a prendere, questo è l'unico FIFA dove non ce l'hanno droppato. Diciamo che non posso mettermi a fare 20 draft, ne ho fatti un paio, non vuole uscire, amen, FIFA 22 non vuole far uscire Ronaldo. Però abbiamo fatto tutti i FIFA ed è stato incredibile vedere le carte come sono andate nel futuro. Signori, siamo già al termine anche di questo video, spero che questo viaggio nel tempo vi sia piaciuto. Come sempre ci ho messo un botto, quindi sosteniamolo al massimo con tanti mi piace. Fatemi sapere nei commenti il vostro FIFA preferito, la carta preferita, di quale anno, qual era. Iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque, passate ai miei social. Vi ringrazio di questo video, vi ringrazio del sostegno. Dex è tutto, haters make me famous.